Buonasera a tutti ragazzi, volevo fare un punto sulla situazione del canale, in particolare sul videogame Dark Souls Prepare to Die Edition. Nella giornata di ieri è uscito l'aggiornamento che praticamente disattiva Games for Windows Live e passa tutti i salvataggi, gli achievement. È la possibilità di giocare online direttamente su Steamworks. Ora, personalmente, ho seguito tutta la procedura che era riportata nelle indicazioni fornite nel forum di Steam, però non mi ritrovo nessun salvataggio, nessun achievement sbloccato e soprattutto il DSFX non funziona anche avendo scaricato l'ultima versione. O meglio, ieri funzionava, oggi sembra non funzionare più. Ora, non vorrei che Steam avesse bloccato tutto, oppure sia uscito nelle ultime 12 ore un altro DSFX per Dark Souls 1. Il problema qual è? Che DSFX a parte può interessare, non può interessare, effettivamente col DSFX Dark Souls 1 è proprio un altro gioco, almeno a livello grafico e di fluidità, ma soprattutto ho perso i salvataggi, ho perso quindi la prima build che avevo fatto, che era a livello 125, giocavo quando era possibile in PvP, l'ho persa. Ho perso la build con cui stavamo facendo noi sul canale e non riesco attualmente a recuperarle. Nel caso dovessi riuscire a recuperare i salvataggi, cosa, o comunque i file me li ero salvati io, ma sembrano non funzionare più dopo l'aggiornamento rilasciato da Steam. Dovrete aspettare un po' perché sul canale si veda di nuovo la run che avevamo iniziato, che era quasi a conclusione, perché in realtà mancava solo il DLC e uccidere Lord Wynn. E dovrò iniziare, cioè ho già iniziato da capo una nuova run. Sono già intorno a livello 35, però prima che di arrivare dove eravamo arrivati passerà del tempo, quindi Dark Souls sarà abbandonato perché attualmente non ho il momento di giocarci così spesso da riportare i progressi all'ultimo salvataggio, all'ultima puntata che era la 21, che avevo pubblicato poco tempo fa. Che devo dire? È stato forse un passaggio un po' troppo azzardato, boh, ho avuto solo io del problema perché leggo che gli altri non hanno avuto nessun problema. Non lo so. Continueremo gli altri giochi come Lord of the Fallen, che avevo messo un po' da parte, e vedremo di iniziare pure qualche altro gioco per riempire un po' il canale. Volevo fare pure delle puntate riguardanti il mondo del fumetto e del gaming e tutto ciò che ne concerne. Mi dispiace dover interrompere la run di Dark Souls, non è colpa mia. Va bene, purtroppo sono cose che possono capitare. Non essendo un gioco nato direttamente su Steam, o meglio, non era un gioco totalmente Steam oriented, ma per la piattaforma online dei salvataggi. Si basava su Games for Windows Live già dall'inizio della prima release e così è stato. Infatti, come vi ricordavate nelle puntate passate, spesso
era causa di disconnessione e tutto il resto. Steam sicuramente lo renderà più stabile. Speriamo che almeno il DSFX possa tornare funzionando, in quanto, come ho detto prima, fino a ieri sera funzionava. Oggi ho riavviato il gioco e niente, non ne vuole sapere. Nel caso, non appena avrò la possibilità, vi darò ulteriori informazioni, magari vedremo, insomma. Con questo vi saluto e alla prossima. Ciao ciao.